Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornato Massimo Cacciari, filosofo, buonasera, bentornato Vittorio Zucconi, editorialista di Repubblica e buonasera, bentornato Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Avete sentito che Salvini anche oggi occupa la scena politico-mediatica, minaccia di far saltare il vertice europeo, di non far attraccare un'altra nave piena di migranti, di far togliere la scorta a Roberto Saviano e oltre ad aver imposto due presidenti anti-euro alle commissioni economiche in Parlamento. Tutto questo naturalmente ha provocato reazioni di Saviano, poi è intervenuto il presidente Macron contro di lui, che ha detto che i populisti sono come dei lebbrosi, allora ha rireplicato Salvini, poi Di Maio, poi Toninelli, insomma, subito dopo la pubblicità cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Professor Cacciari, anche oggi Salvini, incontrastato quasi, occupa la scena politico-mediatica, ha minacciato di far saltare il vertice europeo, di non far attraccare questa nuova nave piena di migranti, di far togliere la scorta a Roberto Saviano, ha replicato al presidente Macron che ha detto che i populisti sono come dei lebbrosi. Insomma, una ridda poi di reazioni a quello che ha detto il leader della Lega. Che cosa la colpisce di più di questa offensiva quotidiana? Ma non è tanto l'offensiva che mi colpisce. Credo che sia una situazione che va presa molto sul serio, che va letta bene, perché Salvini sta interpretando, ci piaccia o no, questo è il problema vero, no? Non Salvini. Salvini sta dando voce ad una deriva, diciamo proprio culturale nel senso più proprio del termine, di questo paese, forse oltre che di questo paese, d'Europa. Perché la chiama deriva culturale? Beh, perché quando un leader che afferma di parlare a nome del popolo come fosse una unità organica sostanziale, di essere in totale sintonia con esso e ciò risulta vero, nel senso che questo discorso ha successo, che questo discorso è seguito, capisce? Quando uno dice io sono il loro capo e perciò devo seguirli, siamo in una deriva tecnicamente non più democratica. Questo basta che lo sappiamo. Dopodiché è chiaro che non ci sono pericoli di fascismi, tutte stupidaggini, ma è una cultura assolutamente non più democratica. Quindi, non più democratica, aspetti. Cioè, sì, per ragioni tecniche che potrei anche spiegare bene, voglio dire. Cioè, aspetti, le ridò la parola a professor Cacciari subito, ma voglio prima sentire Marco Travaglio, se sei d'accordo con questa analisi. Ricordavamo prima della pubblicità questo scambio di battute feroci tra il leader della Lega Salvini e Roberto Saviano, che ha detto che Salvini è un buffone, ministro della malavita. Insomma, si sta creando un clima molto molto pesante ed è anche, Salvini dice rispetto a Saviano che abbiamo un record in Europa in quanto a scorte date alle persone più varie, ma immaginiamo e pensiamo alle persone che ne abbiano bisogno, ma insomma anche questo attacco di Salvini a Saviano sulla scorta non è forse stato neanche dei più felici. No, non solo non è stato dei più felici, è una cosa indegna che il ministro dell'Interno, che non sembra, ma dovrebbe rendersene conto anche lui di essere il ministro dell'Interno, si comporti come se fosse il padrone dello Stato, delle scorte, delle forze dell'ordine, in grado di ricattare le persone: se sei d'accordo con me ti proteggo la vita, se non sei d'accordo con te ti metto in pericolo la vita. È una cosa semplicemente inaudita quella che ha detto, e non è nemmeno la prima volta che la dice, è la prima volta che la dice da ministro dell'Interno e quindi suona ancora più minacciosa.
che non vuol dire che Saviano abbia sempre ragione. Uno può rispondere a Saviano con i fatti, con le proprie ragioni, se ne ha, senza bisogno di minacciare di levargli la scorta. Tra l'altro è notizia di oggi che non questo governo, ma il precedente, ha tolto la scorta ad Antonio Ingroia, che per 35 anni ha dato la caccia a mafiosi, e quindi si immagina che, essendo molto riconoscibile, quando gira per la strada ormai da solo, possa essere un boccone piuttosto prelibato per chi gli vuol fare la pelle. Quindi con le scorte non si scherza, con le scorte non si scherza, e non si può utilizzarle come arma di ricatto per indurre al consenso chi fa un sacrosanto dissenso, sacrosanto a prescindere poi dalle ragioni ma sei d'accordo con... Quindi io penso che... Sei d'accordo con il professor Cacciari quando dice che tecnicamente già non siamo più tanto una democrazia? No, no. No, noi siamo una democrazia. L'atteggiamento di Salvini cioè, tecnicamente non è. Perché la democrazia, in democrazia nessuno può dire sono il popolo. Questo è il punto fondamentale. Nessuno può dire sono il popolo in democrazia. In democrazia ci sono delle parti, degli interessi contrapposti che si cerca di mediare, che si cerca di accordare, sempre in modo relativo. La democrazia è un politeismo relativistico. Una volta che uno si alza fuori dicendo c'è il popolo, io sono il capo e seguo il popolo, come sta facendo Salvini, tecnicamente non fai più un discorso democratico. Dopodiché all'interno della democrazia ci stiamo e continuiamo ad esserci, per fortuna. Sto parlando del discorso che fa Salvini. Il problema, professor Cacciari, è se poi il popolo ti segue. E lo sta seguendo, questo che mi preoccupa a me, che lo sta seguendo, è quello che mi preoccupa a me. Quando io vedo la popolarità, il successo che sta ottenendo Salvini, almeno sulle cifre dei sondaggi, che sappiamo valgono quello che valgono, allora la domanda che io pongo a lei e pongo a chi osserva, cioè chi ha prodotto che cosa? È questa parte di popolo che ha prodotto Salvini, o è Salvini che sta generando... La situazione generale è che ha prodotto questo. Ma stiamo diventando la mancanza d'Europa, geneticamente la crisi economica, la mancanza d'Europa, la risposta che non c'è stata da parte delle cosiddette sinistre, il disastro Renzi, e tutto questo ha prodotto America, la situazione. Ma adesso la situazione è questa. Un anno e mezzo fa in America non c'era la crisi economica, ma hanno prodotto Trump. Sì. E guarda caso si sta comportando, cioè è Salvini che cerca di comportarsi come Trump, senza riuscire a risolvere... Ha attuato perfettamente le tecniche comunicative. Ma sai cosa mi sorprende? Che il ministro degli interni, che tra l'altro gira perennemente col distintivo della Lega, e non col tricolore, ammesso che fosse una cosa, gira col distintivo di un partito e del ministro di tutti noi, polemizza con un giornalista, cioè direttamente, uno contro uno... Un ministro della Repubblica Italiana, vicepresidente del Consiglio, è in polemica, lasciando perdere, come dice giustamente Travaglio, gli vogliamo togliere la scorta, ci sono dei precedenti proprio non incoraggianti al riguardo, polemizza, stai zitto tu cretino, zitto tu scemo, non sei un coglione. Cioè, a questo punto siamo scesi, cioè siamo oltre la democrazia e non democrazia, siamo al pollaio, cioè siamo a un talk show nazionale nel quale strappiamo l'applauso, come si fa in altri talk show, non però, nel suo, dottoressa Grube. Però facciamo un passo avanti, no? Perché Marco Travaglio, il professor Cacciari ha detto che, tra le varie cose, che i media, compresi anche i talk show, sono la causa di questa catastrofe presente. Sì, è stato un discorso un po' più ampio. Perché sempre questo professor Cacciari che mi dice... No, ma aspetti, mi faccio finire, perché lei ha colto... Una delle professore che ti prega. Ma le altre le abbiamo appena elencate. E però, siccome lei poi punta il dito contro... noi giornalisti, secondo me anche giustamente in parte, perché lei dice che abbiamo predicato per anni che c'era la casta e che la politica era il male, ed ecco con cosa ci ritroviamo. È così, Marco Travaglio? Abbiamo sbagliato anche noi? Ma è la casta ad avere sbagliato a continuare ad accreditarsi come casta, non siamo stati noi a sbagliare, a descriverla per quello che era. Io penso soltanto al danno che è stato fatto nell'ultima legislatura, quando il PD ha bocciato la sua stessa legge sui vitalizi. È incredibile che siano riusciti a fare un autogol del genere, ma è stata, diciamo, l'apoteosi di una classe politica che fino all'ultimo è rimasta abbarbicata ai suoi privilegi. E questo naturalmente ha prodotto i risultati che sappiamo.
Io però non sono così sicuro che quelli di Salvini siano tutti segnali di forza. Io credo che questa sua ansia, che poi genera ansia nel Paese e nervosismo, di stare tutti i giorni sulle prime pagine con un'escalation di sparate sempre più grosse, che prima o poi finiranno, perché finirà il serbatoio delle sparate, a meno che non si tiri giù i pantaloni per fare più ascolti ancora, è un fenomeno alla Corona, anche se è ministro dell'Interno, celi anche una debolezza. Lui ha promesso di espellere 600.000 clandestini, sapendo benissimo di non poterne espellere nemmeno 100.000, perché non ci sono, tranne tre casi, paesi che se li riprendono, e soprattutto non ci sono i soldi per organizzare queste espulsioni di massa, che pure sono previste dalla legge, intendiamoci, non sono una sua idea, è dalla legge turco-napolitano che sono previste le espulsioni degli irregolari, ma sappiamo benissimo che questo è un paese che non è in grado di farne se non poche migliaia. Allora, quando tu crei un'aspettativa del genere e poi vai al governo e la gente si aspetta che tu realizzi quello che hai promesso, o riesci a coprire i tuoi vuoti con sparate sempre più grosse, oppure la gente prima o poi ti chiederà conto. Stiamo attenti alla panna montata, perché è vero che i sondaggi in questo momento lo premiano, ma siamo sicuri che l'Italia possa vivere per 5 anni sotto questa tensione quotidiana e quest'ansia permanente? Renzi si è giocato in 4,48 tutto il suo patrimonio di credibilità, proprio perché con le sue spacconate, che erano molto meno spacconate di quelle di Salvini, ha innervosito la gente, l'ha messa in perenne ansia, e quando è arrivato Gentiloni, che pure era una terza o una quarta fila della politica, la gente ha respirato soltanto perché c'era una persona educata che non ne sparava una al giorno. Quindi io starei anche attento a vedere quanto dura l'effetto panna montata, perché può darsi che poi gli italiani invece preferiscano figure un po' più educate, che parlano un po' più sottovoce, come per esempio il Premier Conte, che oggi, completamente oscurato da Salvini, ha ottenuto un risultato in Europa. La Merkel ha annunciato che torna indietro su un accordo che avrebbe danneggiato per l'ennesima volta l'Italia sui migranti. Però, quindi può anche essere che poi alla lunga premi il lavoro silenzioso. Già nel nostro sondaggio ieri, per esempio, si rilevava che il 40% degli italiani trova che Conte stia facendo un buon lavoro. Ecco, ma quanto può durare questo Salvini, secondo lei, panna montata, come l'ha chiamata Travaglio? Ma io temo che appunto non sia panna montata, perché si stanno producendo delle ferite, dei guasti seri nell'opinione pubblica italiana, nella coscienza italiana. Questo non va sottovalutato. Le cause sono molteplici. Certo. Io ritengo che, andando da lontano, ci siano anche delle responsabilità pesanti nel ceto intellettuale, per così dire. Mi ci metto anch'io, perché anch'io sono qui con voi. Ma non c'è dubbio, insomma, spesso e volentieri si è buttato via bambino con l'acqua sporca, insomma, no? Una cosa era criticare questa casta, una cosa era criticare questi partiti, una cosa era dare l'impressione, che si è data, volenti e nolenti, che i partiti, per carità, una cosa dell'Ottocento, la politica, ma la politica non deve costare, non i vitalizi, che è un altro, ma la politica non deve costare, perché deve costare? Ma la politica costa. E tutto così, cioè l'andazzo è stato questo, diciamoci le cose come stanno, l'andazzo è stato questo, e in alcune trasmissioni, incredibile, ma insomma le abbiamo viste le trasmissioni per anni sugli immigrati, sui poveri pensionati, sui quartieri impestati, eccetera, eccetera, dove sono andati, che indirizzo hanno avuto da quelle trasmissioni, da quei giornalisti, eccetera, eccetera, se non esattamente l'indirizzo Salvini, ma vogliamo scherzare. Ma noi non voglio fare di ogni erba un fascio, per carità, ci sono giornalisti serissimi, ma però l'andazzo generale dei media in questi ultimi anni è stato questo che sto dicendo io. Perché siamo, Cacciari, siamo tutti figli dell'età Berlusconi, cioè il berlusconismo continua senza Berlusconi. Cioè, cosa faceva Berlusconi? Gli annunci, le promesse, che pensi mi, farò dell'Italia quello che ho fatto del Milan. Renzi ha seguito la stessa strada, questi stanno seguendo la stessa strada, i grandi annunci. Il problema di Berlusconi è che noi ci siamo battuti contro di lui, ma non abbiamo mai sconfitto il berlusconismo.
Il berlusconismo è rimasto, è vivo e lotta con noi e si è reincarnato in varie forme, adesso l'ultima è questa. E io ho paura che è vero che è panna montata, però cosa c'è dall'altra parte? C'è la panna smontata del 5 Stelle che si sta smontando giorno dopo giorno perché non dimostra nessuna capacità di controidea, non voglio dire ideologia perché immediatamente viene accusato di essere antico. Il PD è una cosa in ibernazione, ammesso che esista ancora, è un orso ibernato, non si capisce cosa voglia fare. Quindi lui ha un campo aperto con un grande vantaggio, Marco, che non avevano gli altri, che ha sempre un altro colpevole, ha l'Europa, sarà sempre colpa dell'Europa, ogni immigrato che ammazzerà una ragazza, ogni soldo che mancherà per finanziare un'opera, sarà colpa della Merkel. Certo. E io sono meno entusiasta di altri, avendo fatto una quantità di vertici nella mia vita, più di quanti capelli mi siano rimasti, ci sono più modi di cucinare un comunicato che di cucinare le uova, quindi non ci entusiasmiamo perché viene cambiato una virgola, un aggettivo, lo sai bene anche tu, non credo che Merkel e Macron si ritirino di molto. Marco Travaglio, tu non eri tanto d'accordo con quello che diceva Zucconi e io prima vi ho detto che il nostro sondaggio ieri di Demopolis rilevava che il 60% degli italiani trova che il Premier Conte stia facendo un buon lavoro. Marco. Io misurerei questi effetti con la lunga distanza, come dicevo prima. Salvini ci aveva già abituati 2 anni fa, era dappertutto, vi ricordate, andava in tutti i talk, ne sparava di ogni, saliva dal 4% dove aveva preso il suo partito al 12, 13, 15, 17, poi si fermò quando Minniti, dopo 4 anni di inesistenza del Ministero dell'Interno, perché noi abbiamo avuto per 4 anni un non ministro dell'Interno che si chiamava Alfano e si occupava di altro, anziché di ordine pubblico, Minniti prese in mano finalmente il Ministero dell'Interno e decise una cosa molto semplice, che la politica estera e le politiche di frontiera dell'Italia su questa vera e propria guerra che si sta combattendo sulla pelle dei migranti non poteva essere fatta da dei privati, magari per bene, magari irenici, magari meravigliosamente ispirati, che chiamiamo ONG. E che andavano ormai usualmente a prendere i migranti sulle rive delle spiagge libiche, azzerando completamente il rischio di impresa dei trafficanti di uomini e azzerando anche il rischio giudiziario, perché noi da quando le ONG li vanno a prendere in acque libiche non siamo più riusciti a beccare un trafficante, perché non li vediamo proprio i trafficanti, e quindi ha imposto il peso dello Stato e del pubblico in una specie di far west del mare che era diventato il Mediterraneo, e lì Salvini si sgonfiò. Adesso si sta rigonfiando, prima si è mangiato Berlusconi, adesso sta cercando di mangiarsi i 5 Stelle. Riuscirà a mangiarsi i 5 Stelle se i 5 Stelle non riusciranno a fare delle cose? Aspetta, perché ci arriviamo a questo. Conte, non possono mettersi a sparare tutti i giorni, se però faranno niente. Delle cose, ma il lavoro premierà, aspetta, la serietà il problema premierà è che hanno, e che hanno obiettivi Cacciare completamente diversi, no? il vantaggio di Salvini, oltre a intercettare, ripeto, che questo che a me preoccupa, cioè una tendenza diffusa di opinione pubblica, di coscienza nazionale, al di là di quello gli obiettivi di Salvini sono diciamo così, relativamente semplici, no, è chiaro che non potrà, però può andare avanti a lungo con le spalle sull'immigrazione, sull'Europa che non funziona, eccetera. Gli altri o portano a casa quello che possono portare a casa, quello che interessa portare a casa, costa, e quello costa, ci occorrono i soldi, il reddito di cittadinanza, dov'è lì? Ecco, ma però la interrompo un attimo, professor Cacciari, è completamente diversa la situazione di 5 Stelle ed è difficilissima. Ma con questa nave, per esempio, di una ONG tedesca, la Lifeline, che porta oltre 200 migranti e Salvini insiste nel dire che non potrà attraccare nei porti italiani, Toninelli ha detto che bisogna sequestrarla per capire che bandiera batte, insomma, quindi sono d'accordo. Ecco, ma cosa dovrebbe fare? Perché è chiaro che un risultato, la linea dura comunque lo ottiene, che è quello di mettere tutti sul chi va là anche in Europa e anche probabilmente le ONG che vanno in soccorso dei migranti con le loro navi. Per carità, ma c'è una tale sproporzione tra questo tipo di interventi e una politica
che non c'è dubbio può essere soltanto europea, seria su questo problema, cioè sul controllo delle frontiere, sull'aiuto ai paesi da cui parte sta povera gente, su una presenza, perché tutto bene quello che diceva prima Marco su Minniti, però ma è possibile, perché qui veramente arriviamo a una situazione di banalità del male, cioè non ci interessa più nulla del male in quanto tale. Cioè è mica possibile che io mi disinteressi come Europa, come Italia o come coscienza europea di come poi sta la gente che viene tenuta in Libia, che viene tenuta in Tunisia, eccetera, eccetera. Non è mica possibile e quindi dovrà pure l'Europa, se ha ancora, diciamo così, uno straccetto d'anima, interessarsi anche di questo. Cioè, perché dopo ci riempiamo la bocca di valori. Ma di che valori parliamo? Hai visto che cosa è successo nel Texas? Ma di che valori parliamo? Qui stavo dicendo, il male è banale. Ormai è c'è normale, qualcuno che si interessa banale, dei 10, 15, 20 annegati donne e bambini quotidiani o quasi? C'è qualcuno che si interessa ancora di questo? C'è un ministro che ne parla. Ma dove sono i 5 Stelle? Non parlano, ma dico almeno dirlo, è una tragedia, è una tragedia che continui. Dopo richiederai la colpa all'Europa, alla Merkel, a chi vuoi. Ma non se ne parla più. C'è stato un momento in cui la fotografia del povero bambino sulla spiaggia turca, basta, fine, stop. E questo era già. Hai visto cosa è successo in Texas nei giorni scorsi col problema dei bambini? Perché è uscito un audio. È uscito un audio di bambini piccoli che piangono e chiamano mentre la zia, la mamma, mentre vengono separati dai genitori. E questa provocata... Ma si ricorda la banalità del male? Ma scusa, Cacciari, se non usciva quell'audio ce ne fottevamo di quei bambini. Sì, certo. Allora, cosa succede con queste barche di migranti? Le andiamo a prendere? Io non so, tra l'altro, a quale latitudine questi qua siano stati raccolti da Lifeline, se fossero vicini alle coste, fuori dalle acque territoriali. Ma io continuo a chiedermi da giorni, ma se Sanchez e la Spagna non avessero accettato di ricevere l'Aquarius a Valencia, sarebbe ancora lì a galleggiare questa nave e noi a rifornirla con le motovedette. Sappiamo cosa succederà con questa nave. A spendere tra l'altro una barca di soldi mandando motovedette, mandando navi di scorta. Nel momento che quella nave andava a Valencia, ebbene. Non per merito nostro. La Spagna non può dire nulla, no? Perché ma nessuno può dire nulla. Va bene, la Francia ancora meno, certo. Giustissimo. Però in quello stesso giorno due navi sono sbarcate a Catania. Cioè voglio dire, che cosa è? È una politica di effetti speciali. È la politica degli effetti speciali che impedisce a una nave di attraccare mentre ne attraccano altre due. Perché non è che con una nave più, una nave meno tu risolvi il problema del controllo dei flussi migratori, mica lo risolvi con una nave. Siamo al gesto simbolico, E poi che cosa sequestra costui? Cosa sequestra? Una nave olandese, una nave di Panama, una nave canadese, sequestra che cosa? Ecco, ma perché un conto sono le ONG, un conto sono le navi della Marina italiana, però vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro. Perché noi discutiamo tantissimo e non solo in Italia di immigrazione, intanto si sta aprendo una nuova rotta per i migranti che vogliono venire in Europa e la Germania rischia la tenuta del governo, perché il ministro dell'interno bavarese ha detto che se la Merkel intende sostituirlo lui fa cadere il governo, esce dalla coalizione. La rottura Berlino-Monaco è il dramma tedesco. Stiamo rivedendo tutto, Cacciari. Tutto della nostra storia. Monaco che molla tutto. Berlino, l'inizio di tutte le tragedie tedesche. Appunto, ecco, europee, aggiungi, speriamo che non sia così. Però intanto c'è una nuova via per arrivare in Europa. Guardate Paolo Pagliaro. Sul tema migranti, il contesto politico in cui l'Italia si accinge a far valere le proprie ragioni in ambito europeo non è dei migliori. Contribuiscono a peggiorarlo le notizie in arrivo dal Mediterraneo orientale, dove sembra essersi riaperta quella rotta balcanica sbarrata nel 2016 grazie ai 3 miliardi di euro rinnovabili che l'Unione Europea ha versato alla Turchia. Un recente comunicato di Frontex, l'agenzia europea deputata al controllo delle frontiere esterne, ci ha informati che nei primi 4 mesi di quest'anno gli arrivi di migranti lungo la cosiddetta rotta balcanica sono stati 14.900, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E questo mentre gli arrivi in Italia sono diminuiti di oltre il 70%.
Da qualche mese le organizzazioni della società civile e i media balcanici segnalano l'apertura di una nuova rotta che dalla Grecia conduce i migranti, per lo più siriani, iracheni e afghani, attraverso l'Albania e la Bosnia fino alla frontiera croata. A quel punto basta percorrere poche decine di chilometri per arrivare in Slovenia e quindi in area Schengen. Il direttore del Forum internazionale di ricerche sull'immigrazione, Ferruccio Pastore, segnala su Neodemos il pericolo che la tensione politica intorno alla questione migratoria possa tornare a crescere lungo i confini interni dei Balcani, molti dei quali furono fronti di guerra fino a non molti anni fa. Il rischio è che migranti e rifugiati possano diventare il detonatore incolpevole e inerme di una conflittualità mai davvero sopita. Marco Travaglio, allora il rischio che la Lega stia fagocitando il Movimento 5 Stelle è molto, molto reale. Oggi dalla California Alessandro Di Battista ha invitato i ministri dei 5 Stelle a un atteggiamento più di lotta. È possibile questo, secondo te, che accada? Beh, ma loro non possono certamente mettersi a strillare più forte di Salvini, perché proprio in fatto di decibel credo che non conosca rivali nel mondo. Loro possono mettersi a lavorare e a far vedere qualche risultato, nella speranza che la gente apprezzi anche chi lavora silenziosamente. Loro hanno molti punti delle loro tradizionali battaglie nel contratto da realizzare. Alcune, a ragione Cacciari, sono molto costose, ma è anche costosa l'espulsione di 600.000 migranti promessa da Salvini. Altre sono a costo zero. Tutte le politiche contro la corruzione, contro l'evasione fiscale possono portare addirittura soldi. Qualche figura nobile alla RAI al posto dei lottizzati di sempre potrebbero anche inventarsela. Glielo auguro e me lo auguro e lo auguro alla RAI e a chi la guarda. Sui vitalizi possono fare, sulle pensioni d'oro possono fare, possono fare tante cose. Quindi alla fine poi si vedrà che cosa preferiscono gli italiani. Se preferiscono chi urla, allora sceglieranno chi urla. Se preferiscono chi lavora e i 5 Stelle riescono a lavorare e a ottenere dei risultati, è buona cosa. Se posso dire, l'informazione non è che deve oscurare Salvini, l'informazione deve però spiegare alla gente intanto deve riconoscere se Salvini ne fa una giusta su 100 sbagliate, perché così si rafforzano anche le critiche. Il caso Aquarius è stato trattato brutalmente, ma ha creato un precedente importante. Per la prima volta un porto non italiano ha accolto la nave di un ONG che, come è noto, non sono mai italiane. Quello è un risultato che hanno ottenuto. E dopodiché spiegare anche che certe sparate non servono assolutamente a niente. Oltre a essere razzista, la sparata sui Rom era totalmente inutile, perché quando anche si facesse il censimento etnico, si scoprirà che il 40% sono italiani e il 60% sono rumeni, e non se ne può espellere nemmeno uno. Quindi il censimento da fare è quello dei campi irregolari senza condizioni igieniche accettabili e il censimento dei bambini, ecco, che non vengono mandati a scuola perché magari qualcuno li porta ad accattonare o a rubare. Come si fa a fare una lotta? Aspetta, Marco. Cioè, bisogna spiegare. Noi come insieme a voi ci proviamo tutte le sere. Come fa il 5 Stelle a lottare contro il proprio governo? Certo. Che cosa dice Di Battista? Lotto contro il mio governo? Ci ha provato, ti ricordi, il PC in passato, il proprio governo di lotta. Dice Travaglio, dobbiamo fare la lotta all'evasione fiscale con un governo che si prepara a far partire una delle più colossali condoni fiscali della storia, cioè da una parte faccio un condonone fino a 100.000 euro, che non sono proprio che due lire. Che è quello che vorrebbe la Lega con Salvini. E che farà? La Lega gli piazza a capo delle due più importanti commissioni economiche, finanze e bilancio, i due più feroci eurofobici Bagnai che esistono, Bagnai e Borghi, e infatti lo spread oggi zompa di quasi 30 punti. Cioè, cosa deve fare in silenzio il 5 Stelle? Il 5 Stelle deve alzare la voce se queste sono contrarie. Se sta zitto, dici, diventa complice, no, ma, e però, viene fagocitato. Marco Travaglio diceva, professor Cacciari, che se devono urlare più di Salvini, quasi, ma diciamo, non è tecnicamente e fisicamente non possibile. Ma non è un urlo quello di Salvini. Badi che Salvini, da un punto di vista, diciamo così, di analisi politica, ha fatto un capolavoro. Gli va riconosciuto un'abilità straordinaria. Un partito che si chiama Nord ha cancellato il Nord dalla Lega senza perdere un voto al Nord, aumentandoli.
e diventando una grande forza di destra a destra, la prospettiva che abbiamo in Italia, e non, ma noi lo stiamo sottovalutando anche qui, tra di noi. Vuol dire che arriviamo in Italia e che tra un po' ci nasca un partito di destra a destra, il più grande partito di destra europeo. Va bene? Perché c'ha la riserva Berlusconi pronta lì, e i berlusconiani sono lì con le valigie pronte per passare tutti da Salvini. E poi i 5 Stelle che per vari motivi, per la debolezza organizzativa, per la mancanza, la fragilità del ceto politico, di classe politica, ma si figuri. Come facciamo, cioè, però? La mia speranza, vuole sapere la mia speranza qual è? È che Salvini commetta l'errore. E quale potrebbe essere l'errore? Di andare all'incasso. Perché allora i 5 Stelle e quel... E quello che rimarrà della sinistra in una forma o nell'altra si devono ricongiungersi per forza contro il pericolo che sto dicendo, cioè di un grande partito di massa radicato popolarmente di destra, il primo in Europa. Però al governo. Cacciari, quando parliamo di destra, tu dici nasce là il più grande partito di destra, sì, italiano. Destra, ecco, io non confonderei però la destra di Salvini con i conservatori britannici. Ma neanche per sogno. Quella è destra accettabile, che fa una politica di destra. Ma Cacciari sta mettendo Destra classica. Marco Travaglio. Con elementi xenofobi, esatto, con elementi... col bisogno del nemico, col bisogno dell'altro nemico. Infatti se oggi Saviano diventa il nemico del giorno. Sì, sì, ma poi ce ne sarà, perché sei anche migrante, perché ha continuato a esternare tutto il giorno. Che gran fumo per nascondere il non Marco fare. Marco Travaglio, vedi anche tu questa possibilità che in Italia presto ci sia il più grande partito di destra xenofoba in Europa? Ma io la vedevo già prima delle elezioni e subito dopo le elezioni, quando, come ricorderai, ci siamo spesi come Fatto Quotidiano e ci siamo trovati d'accordo con Massimo Cacciari nel cercare di far capire a queste anime morte del PD che avrebbero dovuto almeno sedersi a un tavolo con i 5 Stelle. Ma dovevano capire che impedire l'intesa con i 5 Stelle se facevano un'alleanza con la Lega, i famosi forconi che preconizzava Travaglio, se facevano un'alleanza. Hanno un viceministro delle infrastrutture che si chiama Siri, che è un pregiudicato, ha patteggiato una condanna. Ma ti immagini, Cacciari, se prima delle elezioni avessero detto agli elettori del 5 Stelle andrete a formare un governo con un sottosegretario che ha patteggiato per bancarotta fraudolenta? Di Maio ha detto che erano pronti a fare il governo con chiunque ci stava sul loro programma. Il pericolo si doveva vedere, e il PD, sono perfettamente d'accordo con Marco da questo, il PD doveva impedire che si realizzassero tutte le condizioni. In conclusione, è colpa di qualcun altro, ma bisognava impedire che si profilasse questo pericolo, bisognava impedirlo. E non è stato fatto. Prima delle elezioni o dopo le elezioni? Subito dopo le elezioni. Con l'accordo. Subito dopo le elezioni. Marco Travaglio, siamo in chiusura. Qual è la domanda? No, nel senso che non è stato possibile per mille motivi fare il governo PD 5 Stelle, e adesso ci ritroviamo con questo governo dove 5 Stelle sembrano soccombere rispetto, chiamiamolo, alla vitalità di Salvini e della Lega. Beh sì, è quello che è successo, poi ovviamente le somme le tireremo alla fine. Io credo che i 5 Stelle hanno un compito difficilissimo, ma non impossibile, devono cercare di fare realizzare tutti quei punti programmatici per i quali hanno anche chiesto ministeri ad hoc, per risparmiare soldi e distribuirli. Le uniche politiche che evitano la deriva di estrema destra sono le politiche sociali, che convincono le persone che non hanno nulla e che si sono sentite escluse, le periferie sociali che hanno votato Trump, che hanno votato Brexit, che hanno votato 5 Stelle e Lega in termini diversi, le convinci soltanto con politiche sociali. Secondo me era più facile farle con un nuovo centrosinistra. Il nuovo centrosinistra è bloccato dalla presenza di Renzi e del suo
suo giglietto magico o frascico e quindi è successo quello che è successo. Va bene. La strada è solo quella, altrimenti la destra xenofoba farà quello che le sinistre non hanno mai fatto in questi ultimi anni. Grazie, grazie Marco Travaglio, grazie professor Cacciari, grazie Vittorio Zucconi, ricordo il tuo nuovo libro pubblicato dalla Feltrinelli, Il lato fresco del cuscino, la ricerca delle cose perdute, di cui ho un grande che non bisogno. Sono la politica. No, non c'è nulla di politica, vi garantisco, se lo leggerete quest'estate, non c'è nulla di politica. Quindi non è ansiogeno. Assolutamente, in questo senso. Anzi, è molto tranquillante, ma senza essere però il Valium che preconizza Salvini, non fa male, non crea... Non grazie. Crea dipendenza. Grazie Vittorio, Il lato fresco del cuscino pubblicato da Feltrinelli. Grazie spettatrici e spettatori e vi lascio adesso a una bella commedia americana che si intitola Vita da strega di Nora Ephron con Nicole Kidman, Shirley MacLaine, Michael Caine. Un bel film da non perdere. Arrivederci e noi ci vediamo domani.